dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva bue, pecore e colombe e là seduti e cambia bonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio con le pecore e i bue. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del mio padre un mercato. E i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e le dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Le dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore. Abbiamo delle letture molto, molto belle, poi veramente sarebbe molto lungo riuscire a spiegare bene, però insomma quello che possiamo, per quanto io sia lungo, comunque è poco il tempo. Allora, stiamo percorrendo, abbiamo detto, nella Quaresima stiamo facendo questo cammino, la prima lettura, stiamo facendo un cammino dell'alleanza, sull'alleanza. Abbiamo visto quella con Noè, abbiamo visto domenica scorsa quella di Abramo e quest'anno, questa domenica l'alleanza è quella di Mosè, quella delle 10 parole. Come vedete che c'è anche un crescendo, no? Noè, Dio dice: vabbè, mi sono sbagliato, non lo faccio più. Ad Abramo ha detto: non è questo, io non chiedo i vostri sacrifici, perché il figlio ve lo do io, non me lo dovete dare voi a me. E adesso con Mosè e con le 10 parole, quelle che abbiamo ascoltato, i 10 comandamenti, che noi, Gesù e Dio già sta purificando questa alleanza.
sta spiegando che l'alleanza non è tanto delle cose da fare, degli animali che sono puri e degli animali che non sono puri, del sacrificio quanto più importante, ma che è tutto basato l'alleanza sulla mia parola, sulla parola che do. Quando siete andati a sposarvi avete detto sì, è su quella parola l'alleanza, non è su fatti. Poi quella parola genera dei fatti, delle cose concrete, ma è la parola che vi ha legati, è quella parola che, come dire, che è uno strumento immateriale che ha creato poi delle conseguenze materiali. Non so come spiegare. Anche i comandamenti, no? Approfondendo questa cosa, sarebbe poi ognuno da approfondire, però i comandamenti, per esempio, perché noi che, non è che Dio, il Dio dell'Antico Testamento era nato ad Aterno e quello del Nuovo è un altro, no, era quando papà parlava che eravamo piccolini e non lo capivamo, quando siamo diventati grandi abbiamo capito, ma mica ha detto cose diverse, papà ha detto sempre le stesse cose, no? Te le dicevo quando eri piccolo e te le dicevo quando sei grosso, no? Studia, tu però non stai ad ascoltare papà. Te le dicevo quando eri piccolo e ti ho detto solo che quando sei diventato grande le hai capite, adesso capivi che significava quello che diceva papà, no? Ecco, Dio ha sempre parlato fin da Abramo, ha detto, non è che fin da Adamo ha detto sempre le stesse cose, perché pure i vieci sempre si ripetono, no? Sono un po' co... e poi guarda te, si ripete, è solo che ripetita iuvat, cioè, giovano le cose ripetute, se discocciando, che dicevo qualche altro, no? Però discoccia sempre le stesse cose, però non sono le stesse cose perché cambia la tua esperienza con lui. Nei comandamenti ci sta questa cosa, perché dice, c'è un rabbino che chiede, dice, ma perché se già ci ha detto non rubare, poi ci dice non desiderare la roba d'altri? È un comandamento che si ripete. Perché se ci ha detto non commettere adulteri, poi ci ha detto non desiderare la donna d'altri? Eppure sono gli ultimi due comandamenti, no? Perché negli ultimi due ti dà il senso. Perché non rubare è un atto, ma da dove nasce l'atto del rubare? Dal desiderio di possedere la roba dell'altro. E quindi non devi lavorare sul non rubare, ma devi lavorare sul desiderio di possedere l'altro. Ah, hai capito? È già spostato dentro. Noi portiamo fuori. Difatti noi, quando io vi sfotto, vi prendo in giro, no? Con le cose, gli atti, perché voi puntate sugli atti, non già mangiato la cioccolata, no? E forse ci state riuscendo, no? Chi si è fatto il permesso di cioccolata, non alzate la mano, chi non mangia la cioccolata durante la quaresima, o chi non fuma, o chi non beve caffè, o chi non alzi la mano, anzi in questa assemblea non ve lo chiedo perché nessuno la dà già, perché vuol dire che avete compreso quello che vi sto dicendo fin dall'inizio, no? Ma se tu punti la tua cosa in questo, poi che fai? A Pasqua ti mangi una tonnellata di cioccolato perché hai fatto 40 giorni di digiuno, quindi mo te la meriti una bella, no? te ne vai proprio a Benevento, vai con la strega dentro, una cioccolata di quelle serie proprio, poi che da, capito? Cioè vivi un atto, ma non solo, se ci riesci, ma il 99% di noi non ci riesce, non ti pare? Perché tu hai una vita che appunto studio, sai quante volte l'hai aperto quello libro? Sembra richiuso dopo la seconda pagina, perché se ti punti su questo, come se le persone fossero degli atti da fare, ma così non risolvi niente. Quante volte si è proposto quest'anno vado a messa tutte le domeniche, già domenica prossima ha detto ah Giova, l'altra domenica ma c'è mia mamma che sta, e mo' è venuta a trovarmi e non ci si chiude più, ti pare? No, tu sei bizzuca, tu ci vai tutti i giorni, no? Questo per te no, tu dici altre cose fai, no? Capito? Cioè ti metto, se la cosa di fare atti, quando tu poni questa cosa, se ci riesci a fare questo, che significa? Siccome l'uomo ha da sfugare,
a una parte, se non ti mangi la cioccolata ti mangi il caramello. Stai sicuro? Stai sicuro? Capito? È come, noi non siamo gli animaletti, non siamo come il cane di Pavlov, capito? A stimolo risposta e l'hai aggiustato perché adesso non si mangia. No, se no va a finire, siete mai stati a un incontro di, giustamente voi non ci siete stati, io ci sono stato agli incontri degli alcolisti anonimi. No, li seguivo un po'. Gli alcolisti anonimi sono tutti tabagisti conosciuti. Tu entri in una nuvola, giustamente, che se non bevono una cosa non fa, voglio dire, invece di bere sfumano. Voglio dire, perché l'uomo non è una correzione di atti, è il cuore, è lì che devi mirare, è lì che devi andare, perché se ti punti sull'esterno, sull'esteriorità, non risolvi il motivo per cui tu ricorri a quelle cose. E quindi tu voglia di lavorare. Infatti venite da me e puntualmente dite: padre, ho fatto questo. E chi maggiore dice: vabbè, pazienza, la prossima volta col tuo santo aiuto forse non ne faremo più. Poi a un certo punto ti fastidio, dici: ma perché c'è gente che dice sempre le stesse cose, stupendo, e non ci vai più. Ed è finita lì la confessione. Certo, se la confessione, come ci hanno iniziato, è non commettere questo, non fare questo, non ci riusciamo, quindi non vi pare? Allora, già nei comandamenti era scritto, ma guarda che la radice non sta nelle cose fuori che devi fare, è dal cuore, è il desiderio che devi, su cui devi lavorare, non sull'atto. Cioè, nel senso, vai alla motivazione delle cose, vai al dentro e il dentro cambierà il fuori, non il contrario. Non il fuori che ti cambia il dentro. Non bisogna avere desideri, no, bisogna essere quello che si dice. Secondo te, la conclusione religiosa. Un altro atto, non avere desideri. Sei ritornato sul non delle devas. No, è avere i desideri giusti. Devi coltivare il desiderio. E devi coltivare i desideri. Se tu bevi, è un desiderio che ti porta a cirrosi epatica. Non va buono. Però se ti beve un bicchiere di vino rosso quando mangi, non ti preoccupa. Anzi, te lo dice pure San Paolo, lo dice a Tito, dice: smettila di bere solo acqua e bevi anche un bicchiere di vino che aiuta la digestione. Lo dice San Paolo, quindi parola di Dio. Almeno è capito un bricio. Hai capito? Tu sapevi questa cosa? Non te lo ricordavo? Tu fatti, tu sai tutto a memoria, San Paolo, ma che se non sai? No? No equilibrio. No, l'equilibrio, capito, ci porta a fare quelle cose il giusto mezzo. L'avete visto questi uomini mezzo? L'avete visto questi uomini che cercano sempre il giusto equilibrio e la metà? Sono grigi, perché tra bianco e nero sono grigi. No, qua io sono nero o sono bianco. E che dentro ho una meta, dentro cerco, dentro sto. Il punto è che come dire, per questo dice, che c'entra tutto questo? C'entra perché noi, quando Gesù dice distruggete questo tempio, non è che vuole dire distruggete, vuole dire distruggi questa mentalità. Devi toglierla proprio via, perché questa cosa non ti aiuta, non ti fa entrare, non ti fa entrare nella vita. Difatti tu quando hai questo modo di pensare, dividi il mondo in quelli che sanno fare e quelli che non sanno fare, nei buoni e nei cattivi, in quelli che ci riesce e chi non ci riesce, nei preti e nel resto della gente, nei consacrati e quelli poverilli che non sono consacrati. Non è da capatoio questo. Nel tempio e nel fuori, nel profano. Questo è quello che produce, ma è una realtà di atti. Poi tu ti dici ma sai, c'è tanta gente dentro che tiene pensieri cattivi e tanta gente fuori che invece tiene pensieri buoni. Quelli che stanno dentro si fanno 100 segni con l'acqua e poi quando gli escono diventano dei fetenti di niente, e quelli fuori invece che pensano di essere cattivi poi sono buoni. Com'è? Non mi trovo. E certo, hai diviso il mondo.
e lo hai fatto come realtà di atti. Questo è quello che bisogna distruggere e sovvertire e cambiare, questo pensare a settori che viene consacrato dalla mentalità religiosa. La mentalità religiosa poi consacra in un comandamento, un neafagest, consacra in un luogo e dice casi là no, qui dentro sì, là no. Pensate il tempio, com'era, vedete, la struttura del tempio, il tempio di Gerusalemme, sapete com'era fatta? Era una grandissima spianata, no? 23 campi di calcio, immagino 23 San Paolo, un attacco da lato. Davide, che tu l'ultimo giocatore là, se Quaraschelli è un vero manca, voglio dire, se era Maradona avrebbe un filillo d'erba che si muoveva, hai capito? Avrebbe solamente manco un pallone che sai, facevo così, sentivi solo la musichetta, na 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 na, allora dice è lui, no? Questa enorme distesa all'inizio della quale si entrava già nella realtà sacra e lì ci potevano entrare tutti. Poi facevi un altro tratto e trovavi quella cosa là. Vedi quella cosa là? Balaustra, bravo, sai pure come si chiama? Balaustra, una balaustra intorno al recinto sacro e al di là andavano solo gli ebrei. Di qua tutto il resto, di là solo gli ebrei. Prima scrematura. Poi all'interno della balaustra ci stava una costruzione con un grande cortile. No, prima spietto, non tu fai, che ti suggerisce malamente, non ci siamo arrivati ancora. In attesa. Non stavo, sono entrato nel cortile dentro entravano le donne ebree, potevano stare. Dopo si entrava nella costruzione del santuario e lì entravano solo gli ebrei, poi entravano ancora più dentro e lì entravano solo i preti e poi c'era il santo dei santi, cioè c'era una tenda, quel famoso velo del tempio che si squarciò, una tenda bella pesante, molto spessa, no? Cosa che pendeva, e al di là andava solo il sommo sacerdote, solo una volta all'anno, perché lì c'era il santo dei santi. E lo legavano per ubbire con una corda, così se ci pigliavano infarto, o dovevano, perché nessuno poteva entrare, quindi se lo tirava. Immaginate la povera che ci stava là da parte. Questo è il pensiero di una donna, questa. Non si puliva mai, solo in jeans, fumo e cose. No, quindi era in un luogo che ci poteva stare 10 minuti, poi la roba prova da terra, dice, ma chi ci fa quando è questo luogo di tanfo? E a un certo punto ha squarciato la cosa e ha detto, facciamo una scifora per favore, un po' d'aria, è primavera, di fatto è risorto a Pasqua. Pulizia estiva. Però il concetto qual era? C'è una scrematura. Man mano che ti avvicini al santo, devi essere sempre più puro. Poi dico, un'altra volta parleremo di quello che doveva fare questo poveriello per entrare al di là, come si era preparato e se sbagliava tutto da capo. A proposito, al di qua della balaustra, non solamente i nonni, pure gli ebrei che però erano ciechi, storpi, zoppi, perché i difettati non potevano andare di là, capito? Un Dio che fa le selezioni, ma questa è la nostra mentalità, capito? La nostra mentalità di creare un luogo, perché diciamoci la verità adesso, è conveniente, no? Poi io so chong, quindi non so tenuto. Io non so bravo, quindi non so tenuto. Padre, pregate voi che sapete le preghiere, noi povera gente. Capito? Questo lo dicono tutti quanti, perché è deresponsabilizzante. Cioè, ma non perché la gente sia cattiva o che cosa, perché noi gli abbiamo insegnato che io ho le mani consacrate, voi no. Quindi, capito? Queste mani sono consacrate. Perché oltre a consacrare il pane e il vino, quando mangio io il pane, diventa subito sacro.
io non posso bere più vino perché diventa subito sangue, cioè è una cosa terribile questa cosa, capite? Sono consacrate, infatti dice, no, con queste mani tu non, infatti i preti perché non faticano? Perché in mano sono sante. Ehi, così è. Così, hai capito? Poi capito, non possono toccare altre cose, ma toccano quello che toccano tutti. Per fortuna hanno inventato le carte di credito e tocchiamo solo noi, quindi non ci abbiamo più per questo problema. Capite come relegare a questo tipo di... E questo quello che Gesù dice, distruggete. Questa cosa non esiste. Non c'è un luogo sacro sulla terra. Israele, come dire, per questo quello che ha parlato nell'antico, era un popolo diverso. Perché era diverso? Perché erano, si è scelto, dei nomadi, per dire che non c'è casa, che questa terra non è la nostra vera casa. Per questo scegli un popolo nomade, uno che non ha terra, uno che sta in cammino, perché è nel cammino che lo trovi, è nel percorso che tu lo trovi, non nello star fermo. Se voleva così, ti piantava e così eri, e piantava le piante. Invece ha piantato i semi, vuol dire che è a crescere, te a muovere, devi andare verso qualcosa, devi svilupparti, tutto ti è dato, ma ti è tutto dato in come costruzione, tutti i pezzettini, ma tu quello che ci vuoi edificare con questa cosa, e ci puoi edificare quello che vuoi, quello che riesci a fare con questi mattoni che ti sono stati dati, che è la tua esistenza. Israele non ha mai avuto un santuario, non l'ha mai avuto. Dove stava Dio? In una tenda, perché dice Dio, è vero, ci vuole un momento in cui ci convochiamo, e facete membro pure a me la casarella, però è il tempo che ci convochiamo, dopodiché ci montiamo e andiamo. Capite che novità, che innovazione? Quando ogni volta che appare una Maronna, poi dopo costruite una chiesa qua. No? Ogni volta. Perché tutte le religioni sono fatte così. Creano uno spazio sacro e qui adesso andiamo al monte e troviamo. Adesso Gesù ha detto no. Questa mentalità dovete distruggere. È questo il tempio nella vostra testa che dovete distruggere, è questo modo di relazionarvi con Dio che dovete distruggere. Non c'è un posto privilegiato, non c'è un luogo privilegiato. Se c'è, distruggetelo. Io in 3 giorni ve ne faccio uno. Dove distruggetelo non è dice ne facciamo un altro in concorrenza, no, dice distruggetelo, lo vada alla mezza, toglietelo. Perché c'è un altro luogo di culto ed è il mio corpo. Il mio corpo è il luogo di culto. E allora mo saltiamo tutte le cose, insomma, no, non possiamo dire tutto. Però adesso, come si entra in questo corpo? Come si entra nel luogo di culto? Per fare il vero, cioè per fare la cosa gradita a Dio. Per dire, ok, adesso sto tranquillo. Non perché si chiude a Pompei a pera e hai visto che il bellocchio era Maronna. No. E poi sei tornato tale e quale, perché poi se tu hai detto che il luogo sacro è lì, quando torna a casa tua è altro che sacro. Come dicevo quella 12? Vabbè, no, questa è un'altra cosa. Certe volte mi passano delle cose per la testa. Che è meglio non dirle tutte, voglio dire. Come si fa? Noi stiamo qui adesso e vi pare, c'è gente pure che ha fatto tanta strada. Vorremmo fare veramente giusto la messa, voglio fare una messa. No? Cioè voglio una volta.
Non voglio andare perché sennò vado all'inferno, precette e cose che hanno inventato i prieti. Che quando ha detto ricordi di santificare le feste, pensate come dice, il sabato, eccetera. Noi abbiamo detto devi andare a messa. Ma non era questo. Non era questo che voleva dire. Manco il Dio dell'Antico Testamento voleva dire questo, vedi. Ma noi l'abbiamo, perché avete capito, tutta quella cosa, ve l'ho fatta vedere, no? Tutta quella cosa l'abbiamo ripresa, tutta quanta. Cioè se Gesù venisse adesso, dice, ma distruggetelo sto tempo. Gesù, non potete distruggere perché sennò poi uso lì meno, massimo stanzione. E vabbè, allora lasciatelo per i turisti. E voi però dovete pensare in una domanda, dovete pensare in un altro modo. Dovete viverlo in un altro modo. E entrate nel mio corpo. Come si entra nel corpo di Gesù? Come si entra nel suo corpo? Come si fa parte del suo corpo? Se è un corpo è formato da tante cellule, no? Poi abbiamo visto che la cellula ancora a sua volta, eccetera, eccetera. A cellula siamo noi, no? Ti pare? È la cellula che deve fare, sa da comportare bene. Ha da essere una cellula, perché se non fa la cellula si dice basta, voglio pigliare e non voglio da, si chiama tumore, si mangia le altre, cioè diventa tumorale, diventa qualcosa che contagia l'altro e lo uccide, lo fagocita. Allora la prima cosa deve essere attiva, viva. Viva significa che deve coltivarsi. Non desiderare, deve coltivare i suoi desideri, deve vivere bene la sua esistenza, non deve affibbiare ad altri la propria esistenza, sa, deve vivere lui, così com'è, lì dov'è, capito? Paolo dice, se sei un piede, fa un piede, non è che te ne fa, vuoi fare la mano, perché sennò poi diventa un mostro, questo corpo. Ma tu questo sei, dove sei, come sei, chi sei, lì. Lì, lì è il tuo luogo sacro, lì è la tua santità, lì è tutto, tutto il tuo. Se non fai bene questo, ti illudi di tutto il resto. Se non sei centrale, capito? Questa è una sì, cellula della respirazione del polmone, devi attrezzare perché tu la fai respirare. Non ne avrei, perché non fai parte dell'occhio. Sei sposato, fu sposato, fai questa, lascia perdere, non sei prevede, non è a stare sempre in dei chiese, non è per chiese arielle, non è, no. Primo imperativo, l'imperativo della tua vita è sii te stesso, sii quello che sei, se non sei questo non puoi entrare. Dopodiché basta questo, perché Gesù non dice voi siete il mio corpo, ma noi siamo corpo, quindi ogni cellula sa da mettere vicino a nata. Ti sentivi triste? Perché ogni cellula a fianco a un'altra fa un tessuto, vi pare? Si mette insieme e fai tu, il tessuto è la tua famiglia, le tue relazioni più intime e più vicine. Quelle, dopo i tessuti insieme, fanno il corpo. Ah, che è quello che stiamo facendo noi qua. È chiaro che dovremmo conoscerci, dovremmo, come dire, la messa era la convocazione di quelli che vivevano e poi si incontravano. E quindi ha senso chiaramente la relazione di noi facciamo quel poco di caffè che ci fa Rita, facciamo, che esprime il fatto che non siamo totalmente sconosciuti, voglio dire, siamo persone che stanno cercando nella loro esistenza, e quando venite qua, bene o male, forse qui la dico giusta, ognuno di voi che viene qua pensa che l'altro che è venuto ci viene per la stessa cosa. Perché se era venuto per fare il precetto se ne stava a casa sua, forse aveva la parrocchia proprio sotto casa e faceva 100 metri e aveva compiuto il precetto della domenica. Invece va a una parte dove dice
forse lì c'è una situazione per cui gli altri con me stanno condividendo la stessa cosa. Questo si dovrebbe chiamare poi più in là comunità, comunione, perché l'Eucarestia senza questa realtà non ha senso, non fa corpo, non è a corpo, non si è nel corpo. Ora questo corpo si realizza qui in questo momento, ma è un momento, non è un luogo, non è uno stato, non è una situazione, come dire, che tu possiedi e sta qua. No, è qualcosa che tu ti porti dentro e che ti porterai anche dentro quando sarai fuori, e continuerai a essere il corpo, essendo la tua celluletta che adesso sa che è collegata a un altro tessuto, e questo tessuto insieme ad altri fa il corpo. Questo è il suo sacrificio, questa è la sua messa, questo è il suo luogo sacro. Quindi ritorna a sé, ma con la consapevolezza che in sé ci stanno tanti altri che vivono così. Non è più un luogo. Io questo lo posso realizzare ovunque, con chiunque. Devo. Distruggete questo, distruggete questa mentalità segregatoria di creare step, di creare divisioni, barriere, tu sì, tu no, tu così. No. Questo non ti aiuta, non ti aiuta. L'aver relegato a un luogo, a una situazione, l'incontro con Dio, ti ha distratto dal fatto che tu con Dio basta che chiudi gli occhi, già ci stai, basta che pensi, già ci stai. E se questo pensiero, questo chiudere gli occhi, poi ti fa andare verso un altro, eccolo lì, hai già espresso tutto il tuo culto. Hai già creato quel corpo di Cristo, quel santuario che è il nuovo santuario. È lì che Dio vuole abitare, dentro di te e nelle tue relazioni più vere. Quello è il santuario. Quest'altro sono costruzioni che abbiamo fatto per comodità. Certo, è caro, menica, a casa vostra, a casa di chi andiamo? Ah, tenete una casa dove ci andiamo tutti quanti con comodità. No, e allora per comodità venite qua. Ma è una comodità. I primi cristiani non facevano così, non era così. Ed erano cristiani senza chiese. Le chiese sono venute quando hanno cominciato a diventare gente di potere. Hanno messo cose, dice, castamme noi. Qua ci sono i gradini, qua ci sono le balaustre, qua ci sono i cancelli, qua ci stanno i buoni, là ci stanno i malamenti. Ma Gesù non ha mai pensato così, non ci è mai voluto entrare. Quando entrava nelle sinagoghe andava lì per cacciare gli spiriti impuri e per predicare. Non ci pregava nelle sinagoghe, era un po' allergico. Preferiva pregare sulle montagne la notte, queste cose non gli piacevano molto. Era molto per insegnare ai suoi, perché sennò, come dire, ci deresponsabilizziamo dalla nostra vita e dalla realtà più concreta che abbiamo, che è la nostra esistenza. E soprattutto la cosa peggiore che facciamo è dire questo è sacro, questo è consacrato e questo no. No. Va bene, quindi continua, no, perché aprirebbe un altro file molto lungo, quindi non perché ve lo dirò qualche altra volta, no, questo pensiero che volevo dire, ma ci basta questo. Sapere che adesso, se volete entrare in questo corpo e far parte di questo corpo, dovete ricorrere a tutte le vostre risorse più sane dentro di voi, che vi fanno cellule vive. Se non ce n'avete, siete ancora più fortunati, perché potete portare il marcio, eppure quello va bene, pure quello che va bene, perché se lo consegne è come lo traffichi, lo pulisci, agiti un po', lo centrifichi un po', lo porta a lavare. Vi ricordate panni così bianchi mai visti? Ecco, quindi questo, fate ricorso a tutto questo. E poi immediatamente, qualsiasi cosa sempre facciamo, immediatamente quello che è nostro fa parte di un corpo e quindi sicuro, a beneficio di chi ti sta accanto o della persona magari che hai lasciato a casa, ma con la quale quotidianamente però vivi una relazione significativa, di bene, di vero bene.
Poi è importante che lui ammessa non ci va o che lei ammessa non ci va, che ci crede, che non ci crede. Sono cose talmente secondarie rispetto al fatto che invece io e te, tu e me, questo, poi non importa. Mica la fede ci deve dividere, perché tu credi e io non credo. Ti posso voler bene pure se non sei credente, non c'è problema, no? È quello. E allora questa realtà, questo dono, questo, sai, ti innesta in questo corpo vivo e ti dà forza per la tua esistenza e per l'esistenza immediatamente di chi sta vicino. In questo momento, qui, adesso, lo facciamo in un modo, diciamo, cultuale, sacramentale, che non significa non vero. Significa nella sua pienezza, nella sua forza, è come bere l'acqua proprio totalmente fresca e pura. Capito quello quando vai in montagna e ti bevi un bicchiere di l'acqua, non riesci a bere il secondo bicchiere, mentre giù ti bevi una bottiglia d'acqua e non ti dissetto. Quando vai in montagna ti pigli un bicchiere, bevi e quello ti basta, ti fa proprio, no, poco, perché è concentrata, perché è, come dire, è qui la sostanza di questa cosa. Ma poi quest'acqua, se è vera, se veramente ti sei imbevuto, tu diventi fonte, tu diventi questa realtà, tu diventi quel Gesù che mangi, tu diventi per l'altro, senza colpo ferire, senza voler far niente, senza, semplicemente essendo te stesso. Quindi ci siete? Entriamo, adesso entriamo nel corpo con la nostra, diciamo, con la nostra offerta, portando quello che siamo, entriamo in modo che Dio prenda tutti voi sull'altare, quelli che vi deponete sull'altare, vi deponete in quel pane, no? Frutto della terra e del lavoro, voi siete frutto della terra, della biologia e del lavoro che voi state facendo e che Dio sta facendo con voi. Voi siete questo frutto che viene su questa patena, che viene offerta come Gesù Cristo al Padre, e il Padre manda il suo spirito e trasforma e consacra in corpo di Cristo perché sia commestibile per noi, cioè la nostra stessa vita ritorna a alimentarci. Non ci alimentiamo di altro, ci alimentiamo di quella stessa nostra vita che ci viene in un modo nuovo, capito? Quello che prima ho visto un'ingiuria, una cosa che adesso ho offerto, ho dato a Dio, ho consegnato nelle sue mani e mi viene come possibilità di pregare per una persona che sta troppo arrabbiata, che mi ha fatto arrabbiare, certo, ma quanta amarezza c'è nel suo cuore. Allora un po' di acqua per affrontare questa cosa, per vivere questa cosa. Però se l'ho consegnata, perché se me l'ho tenuta a me, cioè ho continuato a tenere il rancore, non l'ho consegnata lì e quindi non mi ritorna ad acqua, ma ancora devo lavorare, perché sennò ancora veleno mi è ancora troppo amaro. E questo è quello che fai ogni domenica, e questo è quello che fai ogni volta che ti incontri, fondamentalmente, e che veramente succede così, perché Dio ci prende sul serio. Quindi veramente succede questo. Quindi entriamo e per i prossimi 20-30 minuti che stiamo cerchiamo di non uscire da qui, perché poi avremo tempo. Ma adesso stiamo in questa vita.